Amici per la Crepapelle è un'associazione culturale a sfondo teatrale che promuove progetti teatrali per tutte le generazioni e lo scopo è quello di avvicinare più giovani possibili alle attività teatrali. Il nome Amici per la Crepapelle è nato proprio per dare l'impressione che il nostro gruppo tende a far ridere sempre nei propri spettacoli il pubblico, fino appunto a farlo ridere a crepapelle. Dettagli, quanti iscritti? Ah, okay. L'associazione è nata nel 2014 con 5 soci fondatori ed ora, grazie ai buoni risultati che stiamo avendo nella nostra città, conta ben 20 soci. Risultato che effettivamente fa bene al cuore, perché comunque è sempre bello condividere questa passione con altra gente che bene o male condividono i tuoi stessi progetti, le tue stesse emozioni provate al teatro. Dopo il successo dell'anno scorso riscontrato con Filomena Marturano, che ha contato ben 13 repliche in un anno, quest'anno ci siamo predisposti come obiettivo di portare in scena un altro classico del teatro italiano e anche internazionale, appunto Miseria e Nobiltà. Miseria e Nobiltà, come nasce il progetto Miseria e Nobiltà? Ecco, nasce dall'idea del nostro socio nel voler rendere la commedia delle commedie, la commedia comica per eccellenza scritta in tutto il repertorio italiano, nel vernacolo bitontino, esperimento già vissuto l'anno scorso con Filomena Marturano e visto l'alto gradimento del pubblico l'abbiamo riportato anche in Miseria e Nobiltà. Quindi il nostro scopo è quello di fornire al nostro pubblico un lavoro d'eccezione nella propria lingua madre, ecco perché l'adattamento in vernacolo e con la nostra chicca che è senz'altro è la risata che non deve mancare. Miseria e Nobiltà è un lavoro molto complesso, è stato abbastanza difficile mettere su una commedia di questo calibro perché è difficile mettere insieme ben 16 attori e di diverso entità proprio teatrale e anche gestire 16 attori con età diverse. È proprio il bello di questa associazione è anche quello, avere a disposizione un cast che va dai 10 anni fino a quasi 80 ed è molto bello lavorare insieme con queste diversità di età. Penso che il lavoro possa portare i suoi frutti e che piaccia al pubblico. E io posso soltanto dirvi di venirci a vedere a teatro e spero di essere stato all'altezza delle vostre aspettative, sia io che il mio grandissimo cast. Concetta è una povera donna che è costretta a vivere in una situazione di estrema povertà e costretta anche a condividere la casa con una famiglia altrettanto povera e disgraziata. Nonostante tutto, Concetta è una donna forte che cerca in tutti i modi di uscire da questa estrema miseria, estrema povertà. Infatti è contentissima di dover, grazie all'inganno che si viene ad organizzare, contentissima di uscire da questa situazione e indossare i panni addirittura di una nobile. E approfitta anche per combinare il matrimonio di sua figlia con un nobile addirittura. Quindi a tutti i costi vuole superare gli ostacoli ed è una forte ed è forte anche perché più delle volte si scontra con la sua antagonista Luisella in casa e anche fuori casa, infatti sarà proprio il momento che più insomma, importante della commedia quando si scoprirà tutto l'inganno colpa della sua antagonista che ancora una volta le darà fastidio. Anna si ritrova molto in Concetta.
perché Concetta, anche se vive in estrema difficoltà, cerca di trovare la soluzione. È intraprendente, infatti a un certo punto decide lei stessa di fare un pegno per portare qualche soldo a casa. E poi si ritrova molto in Concetta, in quanto a Concetta piace molto vestire questi panni da nobile, e anzi ci prende proprio gusto, se a volte poi farà delle gaffe che portano un po' alla risata. E mi ritrovo in quanto a me piace proprio questo, il teatro mi piace proprio perché vesto il ruolo di un'altra persona, sono un'altra persona in quel momento. Sono Vincenzo, il primo cameriere di Don Gaetano, del padrone Don Gaetano, del nobile Don Gaetano, finto nobile. E sono il padre, il finto padre di Peppiniello. E ho cercato di interpretare al meglio questa parte, questo ruolo, nonostante magari abbia ha avuto qualche difficoltà iniziale, però poi sono riuscito, grazie anche all'aiuto del piccolo Peppino, nonché Gabriele, e grazie anche a un po' di memoria che fa sempre bene ricordare, vedendo il film, ricordare un po' di scene, un po' di parti particolari, un po' di atteggiamenti particolari. Il mio personaggio, particolarità del mio personaggio è che si prende cura di praticamente un ragazzo che ha visto per la prima volta, che riconosce la difficoltà che ha questo ragazzo di vivere, questo bambino di vivere, e quindi lo prende con sé come se fosse realmente suo figlio. E lo fa stare in casa con sé, cerca di accudirlo e di farlo crescere nel migliore dei modi. Allora, in questa commedia io sono Luisella, una convivente, io ho un compagno, e viviamo insieme ad un'altra famiglia. Luisella ha avuto la disgrazia di innamorarsi di un morto di fame. Lui mi ha portato in questa casa così fredda, brutta, da morti di fame proprio. E io sono acida anche con la famiglia con la quale viviamo. E quindi abbiamo degli scontri, sempre degli scontri, ci scontriamo sempre. Però la mia soddisfazione è stata poi quella di potermene uscire finalmente da questa famiglia di morti di fame. Ho lottato e ci sono riuscita. Sono Felice Shoshamok, un povero scrivano che è un morto di fame, che non può da mangiare nemmeno a un figlio. Purtroppo riesco ciò che riesco a prendere, zero, niente, e non ho la possibilità di mantenere né una moglie, né un figlio, e nemmeno me stesso. Un personaggio che, quando mi è stato detto di interpretarlo, sono rimasto entusiasta, perché era una cosa che piaceva anche a me farla. Una volta che sono entrato nella parte, ci sono riuscito. Dal pezzente, poi il piacere, mi è tanto piaciuto anche farle, la parte del nobile, ciò che purtroppo da povero, da non povero, proprio dalla miseria, a salire alla nobiltà è una cosa stupenda. E ho voluto provarla e ci sono riuscito, perché è stata una cosa bellissima. Grazie al mio regista anche, sinceramente, perché lui è un numero uno. Io faccio la parte di Peppiniello, Peppino, il figlio di questo scrivano morto di fame. E a me, da quando ho saputo che dovevo fare questa parte, mi sono emozionato, perché ho fatto qualche piccola recitina, ma non una commedia importante come Miseria e Nobiltà. Evviva il teatro!